emergenza Ebola. 11 soldati americani di ritorno dalla Liberia sono tenuti in isolamento nella base militare di Vicenza, dove dovranno rimanere per 21 giorni sotto controllo per escludere il contagio dal virus. Gli uomini erano partiti circa 20 giorni fa dalla base veneta verso il paese africano. Al loro rientro in aeroporto sono stati accolti dai carabinieri coperti dalle tute di protezione. Secondo le dichiarazioni del Pentagono non si tratta di una vera e propria quarantena, ma di un monitoraggio controllato, in quanto al momento i militari non presentano i sintomi della malattia. Tra di loro il generale Daryl Williams, ex comandante della base USA in Africa. In Liberia, uno dei paesi più colpiti dall'epidemia, i soldati non hanno avuto contatto diretto con persone contagiate, ma si sono occupati della costruzione e dell'avvio di infrastrutture sanitarie dedicate a contenere il contagio da Ebola. La Regione Veneto, con l'assessore alla sanità Luca Coletto, si è resa disponibile a fornire un aiuto sanitario se verrà richiesto dalle autorità statunitensi. Nel frattempo, ieri altri 30 militari americani sono sbarcati nel nostro paese.